Le tecnologie digitali applicate alle lingue straniere. Per questo progetto di eccellenza presentato il 3 luglio a Palazzo Giuliani, il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dell'Ateneo Veronese ha ricevuto oltre 6 milioni di euro dal Ministero dell'Università e della Ricerca. L'obiettivo è quello di potenziare le tecnologie digitali per un ampliamento e una migliore realizzazione degli studi e della didattica delle lingue e letterature straniere a livello linguistico, filologico e letterario. L'importanza di questo progetto, secondo Roberta Facchinetti, direttrice del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere. Un'eccellenza che non è solo nella ricerca, quindi ricerca in termini di produttività della ricerca scientifica e quindi prodotti sviluppati e pubblicati, ma anche ricerca in termini di didattica, quindi la ricerca applicata alla didattica. Un progetto sulle digital humanities, quindi la tecnologia informatica applicata al contesto umanistico e in modo particolare alle lingue e letterature straniere, è un unicum nel contesto italiano che dobbiamo rafforzare e centralizzare il più possibile. Alessandra Tomaselli, responsabile dell'area didattica, illustra i dettagli di questi aspetti del progetto. Verrà inserito un percorso che punterà molto sull'acquisizione da parte dello studente di quelle competenze informatiche che gli permetteranno, coniugandole con le proprie competenze di base umanistica, quindi le proprie competenze in ambito linguistico, culturale e letterario, di arrivare a formarsi professionalmente per figure nuove nel mercato, no? Mettendo i docenti in condizione di insegnare i risultati della propria ricerca, mettendo lo studente nella posizione di usare gli strumenti, le tecnologie, i risultati raggiunti per costruirsi professionalmente e quindi trovare una collocazione nel mercato. Paolo Frassi, Project Management Leader, spiega le caratteristiche del laboratorio digitale, uno dei potenziamenti previsti dal progetto. È uno spazio fisico, insonorizzato, in cui i docenti potranno simulare delle lezioni tramite le modalità blended, cioè che coniuga la parte di didattica in presenza con la parte invece di didattica a distanza. Presente alla conferenza anche Ho Jing Tao, professore di lingua cinese dell'Università della California. I think this project has a lot of innovative features that it's a large scale project, and I think, you know, we can learn a great deal from the way the project is conducted and the innovative methods, and we very much look forward to the collaboration.